Quindi oggi facciamo un video un po' particolare, super divertente, davvero. Questa sera facciamo una cosa particolare, prepariamo il sushi fatto in casa. Il sushi, quello che poi tra l'altro non deve destare nessuna preoccupazione, perché non useremo il pesce crudo, useremo in realtà il salmone affumicato, quello sottovuoto, quindi nessun pericolo. State tranquilli, questo sushi lo possono consumare anche i bambini, è molto buono, molto divertente prepararlo, e poi non servono neanche attrezzature chissà quanto particolari, dei kit speciali. Se lo trovate, se avete un kit per il sushi, usatelo, altrimenti vi occorrerà un buon coltello e una stuglietta per arrotolare i sushi. Vediamo come si prepara. Iniziamo a preparare il riso per il sushi. Seguitemi perché la procedura è diversa da come facciamo noi italiani quando facciamo il risotto. Innanzitutto il riso deve essere quello proprio per sushi, perché è un riso particolare, è più piccolo, è ricchissimo di amido. Infatti vedete, io lo sto sciacquando. Prendete la confezione, l'aprite tutta, quella mia era 500 grammi, e la sciacquate anche 4-5 volte sotto l'acqua, poi la lasciate scolare un attimo. Prendete un pentolino con il fondo bello alto, i classici pentolini in acciaio che abbiamo tutti in casa, ci mettete 500 g di riso, che oramai ha sgocciolato bene, e 650 ml di acqua. Quindi il riso sarà coperto per circa un centimetro. Coprite, accendete il fuoco e portate a bollore. Intanto che arriva a bollore, noi ci dedichiamo a fare il condimento di questo riso, che è una cosa un po' particolare, strana per chi non conosce il sushi, ma si fa così. Si prendono 4 cucchiai di aceto di riso, sarebbe nella ricetta classica, ma volendo prendete l'aceto di mele, viene buonissimo lo stesso. 2 cucchiai rasi di zucchero e un mezzo cucchiaio abbondante di sale. Portate sul fuoco, dovete far sciogliere bene lo zucchero, ma non portare a bollore. Intanto il riso ha iniziato a bollire. Come l'acqua del riso bolle, abbassate la fiamma al minimo e calcolate 5 minuti lasciando sempre coperto. Controlliamo intanto lo sciroppo di aceto, zucchero e sale, che vi assicuro manderà un odore terribile per casa, ma non vi preoccupate, è normale. È una cosa che a questo punto è così. Casa avrà questo odore di aceto, ma non vi preoccupate, perché poi invece nel riso ci starà benissimo. Trascorsi 5 minuti, abbassiamo ancora di più se possibile, o spostiamoci su un fornello più piccolo, e continuiamo la cottura del riso per altri 10 minuti. Possiamo anche dare una prima mescolata. Trascorsi 10 minuti, prendete una ciotola bella capiente, grande. Qui ci sarebbe, in Giappone hanno una tipica ciotola in legno, noi lo facciamo tranquillamente con una ciotola di casa, non succede niente, basta che sia bella larga in modo che il nostro riso raffreddi velocemente. Con una paletta di legno facciamo scivolare, questo qui che sto facendo scivolare sopra il riso è la riduzione di aceto, zucchero e sale. E poi si fa così, si prende un piatto di carta e si sventola sopra il riso in modo che si freddi e che evapori l'aceto. Vi assicuro, voi non ci crederete, è buonissimo. È una combinazione speciale. Già avete il sentore a questo punto che state facendo il sushi, ve lo assicuro. Fatelo raffreddare, questa sarà la base perfetta per tutti, per tutta la nostra fantasia. Lo fate riposare coperto con un canovaccio bagnato umido. Ricapitoliamo un attimo il tutto, come abbiamo fatto il riso, anche per segnare un attimo bene le dosi. Allora, innanzitutto dovete cercare nei reparti dei supermercati, c'è sempre il riso, quello che c'è scritto riso per sushi, è un riso tondo giapponese con un chicco piccolo piccolo, quindi è diverso, viene decisamente meglio. Le dosi sono per 6 persone, 500 g di riso giapponese, 650 ml di acqua. Per fare lo sciroppo per condire il riso vi occorreranno 4 cucchiai di aceto di riso nella ricetta originale, ma in alternativa potete usare l'aceto di mele,
2 cucchiai rasi di zucchero e mezzo cucchiaio, abbondante direi, di sale fino. Iniziamo con il nigiri al salmone, che è il sushi quello più facile da fare. Vedete questo stampino? Io l'ho trovato in un kit per fare il sushi e oggi lo userò anche se vi ho detto che non occorre niente, perché in realtà il nigiri, vedrete, è una polpettina di riso. Semplicemente lavorata con le mani, si fa sicuramente in Giappone la fanno perfetta con le mani. È una polpettina che poi viene leggermente schiacciata e sopra ci si sistema per tutta la lunghezza della polpetta una bella fettina di salmone. Semplice e buonissimo. Noi oggi lo facciamo, se lo trovate anche voi, con lo stampino per sushi per nigiri, che assomiglia molto allo stampino per fare i ghiacci nel surgelatore, solo che sotto ha una linguetta che quando la schiacciate vi scende il blocchetto di riso perfetto, è davvero semplice da usare e comodo, devo dire. Intanto che il riso si compatta, noi andiamo a prepararci le copertine di salmone e ve l'ho detto, il salmone che sto usando è tranquillissimo perché è il salmone sottovuoto. Ma comunque così semplice semplice, visto che abbiamo detto che noi oggi lo facciamo proprio da principianti, vi assicuro è un ottimo inizio e molto molto buono. Se siete invece già più bravi o comunque degli estimatori del sushi, sicuramente vorrete arricchire i nigiri mettendo tra il riso e il salmone una puntina di wasabi. Ma fatelo se conoscete il wasabi perché è estremamente piccante e va dosato bene. Altrimenti li fate così semplici semplici. Li sistemate chiaramente, io adesso li sto preparando, poi vanno sistemati tutti in fila bene, presentati in modo molto ordinato e insieme ad una ciotolina con la salsa soia dove verranno immersi una volta che li avremo tirati su con le bacchette. Quindi dobbiamo fare un po' di esercizio. Questi sono pronti. Ora iniziamo a fare i maki e i maki sono divertentissimi perché sono questi arrotolati di riso, pesce, verdure, quello che preferite. Il limite davvero è la vostra fantasia. Noi facciamo le cose più classiche questa sera, partiamo davvero dalle basi. Guardiamo innanzitutto come si fa. Si prende la stuoietta per sushi, questa è indispensabile. La copriamo con la pellicola e sopra ci andiamo a sistemare l'alga nori, il foglio di alga nori che trovate in tutti i supermercati, lo trovate tranquillamente, sono delle confezioni che di solito ce ne stanno 8-10. Poi prendete chiaramente con le mani bagnate come prima il riso e lo andate a pigiare bene sopra l'alga, partendo chiaramente dalla parte centrale perché dobbiamo lasciare 2 cm in alto e 2 cm nel basso dell'alga che ci servirà per chiudere una volta che arrotoliamo. Sistemate il riso con un po' di pazienza, sistematelo bene, pigiatelo bene, non deve essere da una parte più alto o da una parte più basso e deve coprire bene tutta la superficie centrale dell'alga. Poi lo ricoprite, avete visto, l'ho ricoperto immediatamente con il canovaccio bagnato, perché altrimenti si secca. Prendete le fettine di salmone, potete o tagliarle a striscioline, io visto che sono molto sottili, le ho lasciate tranquillamente intere, le sistemate sopra il riso. Andiamo ad insaporire con la salsa alla soia o quella classica o quella originale proprio giapponese, oppure si trovano molte in commercio che sono quasi degli aceti balsamici alla soia e sono molto più italiani, tra virgolette, ma comunque gustosissimi. Iniziate ad arrotolare e a chiudere. Avete visto, ho bagnato i bordi sia in alto che in basso con l'acqua dell'alga e poi iniziate ad arrotolare. Dovete arrotolare stretto stretto. Prima potete iniziare solo con la pellicola. Poi dovete usare la stoglietta e stringere bene. Il riso si compatta in un attimo perché davvero il riso giapponese è estremamente adatto proprio per questa preparazione, è molto molto colloso.
Tanto che saremo costretti, una volta appunto che avete visto abbiamo liberato il nostro Maki, a bagnare anche la lama del coltello, altrimenti vi rimane attaccato il riso sul coltello. Dovete bagnare il coltello completamente molte volte. Fate dei tagli, chiaramente conoscete il Maki, 1,5 cm all'incirca, li dividete, magari il primo e l'ultimo, se sono irregolari, li dovete scartare, ve li mangiate lì sul momento, sono buonissimi, semplici, semplici e buonissimi. Iniziamo a sistemare sul piatto questo Maki che abbiamo fatto estremamente semplice. Un solo ingrediente in pratica, il salmone. Fatto il primo, vedrete, inizierete subito a prenderci mano e quindi passiamo già a un Maki più elaborato, semplicemente perché questa volta ha due ingredienti. Aggiungeremo al salmone le fettine di avocado, che sono proprio una cosa fantastica insieme, un abbinamento perfetto per il sushi. Quindi di nuovo come prima, sulla stoglietta, la pellicola, l'alga nori, andiamo a schiacciare bene, a fare una bella base di riso, lasciando sempre libero il bordo in alto e in basso della nostra alga, sempre bagnandosi bene le mani in modo che non rimanga attaccato il riso. Andiamo a metterci la salsa soia e sopra di nuovo salmone. Salmone, avrete capito, il mio preferito di sushi è quello con il salmone. E ci andiamo a mettere insieme anche, vedete, per la lunghezza le fettine di avocado. Bagniamo i lembi esterni dell'alga, andiamo ad arrotolare bene, l'abbiamo fatto prima, vedrete già con il secondo diventerete bravissimi. Poi se, come in questo caso è successo a me, avete lasciato un po' troppo bordo, rifilate l'alga, non succede assolutamente niente, arrotolate, si attacca perfettamente. Prendiamo di nuovo l'acqua per il coltello e iniziamo a tagliare. Una volta tagliati, questi sono molto più carini di quelli che abbiamo fatto prima, perché hanno il doppio colore, c'è anche l'avocado. Iniziamo a completare, ad aggiungere anche questi al nostro vassoietto. Divertitevi, divertitevi a creare diversi abbinamenti, diversi tipi di Maki, seguendo lo stesso procedimento che abbiamo fatto. Avete visto, tipo questo qui l'ho fatto con le ovette di lombo, quelle nere che si usano per le tartine. Il riso, la salsa di soia, qualche fettina di avocado e avete un nuovo Maki. Li potete fare in 2000 modi. Il procedimento l'abbiamo visto. Tutto sommato è qualcosa di assolutamente ripetibile in casa, facile, serve appena un po' di manualità. Poi non si sporca neanche così tanto la casa. Io magari immaginavo, prima di iniziare questa avventura del sushi fatto in casa, immaginavo di ritrovarmi il riso ovunque. No, non succede niente. In pratica, con un po' di organizzazione, un minimo di manualità, si fa benissimo. Poi, davvero, con questo stupite veramente gli amici che invitate a cena. Io spero che questa ricetta vi abbia incuriosito, che abbiate voglia di provarci, perché è davvero divertente. Il risultato, vi assicuro, è un sushi buonissimo, buonissimo e sicuro perché non abbiamo usato pesce crudo. Arrivederci alla prossima ricetta!